In pochissimi giorni alcuni rapporti di istituzioni specializzate e indipendenti hanno offerto una fotografia preoccupante dello stato della sanità in Campania, maglia nera in Italia e forse in Europa per l'assistenza sanitaria. Il diritto alla salute è semplicemente negato. I cittadini campani sempre più spesso sono costretti a pagarsi qualsiasi tipo di prestazione, diagnostica o interventistica, salvo dover ricorrere con intollerabili sacrifici alle strutture private, scongiurando le gravissime conseguenze delle liste di attesa. È quanto emerso dall'incontro svoltosi nella sala Mariella Cirillo della città metropolitana di Napoli dal titolo «Dossier Sanità, il caso Campania», promosso dal consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Giuseppe Nocerino e introdotto da Alessandra Caldoro del coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia. Ho ritenuto condividere subito l'iniziativa del partito e anche il luogo che noi abbiamo scelto, città metropolitana, è significativo perché questa emergenza viene soprattutto dai paesi, dai comuni del entroterra napoletano, vesuviano, che io rappresento, ho l'onere di rappresentare in città metropolitana, dove effettivamente l'emergenza è ancora più forte vista la presenza di ospedali molto distanti dai comuni vesuviani, dai comuni della città metropolitana. All'incontro hanno preso parte anche Luigi Rispoli, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, e Lina De Cesare, direttore della riabilitazione dell'ASL Napoli 1 Centro e presidente dell'associazione sportiva Meridies. La situazione ovviamente è tragica, noi pensiamo che la salute dei cittadini della Campania è a rischio. Siamo qui per lanciare un grido d'allarme e una denuncia contemporaneamente. Ci sono dei dati che emergono da questi studi che sono stati fatti da alcuni enti indipendenti che ci dicono che addirittura 84 persone per ogni 100.000 abitanti che sono deceduti negli ultimi tempi poteva evitare la morte se solo fossero stati curati in maniera appropriata e con le terapie che oggi si utilizzano normalmente in tutto il resto del paese. La gestione dell'ASL in generale della Campania, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, non è ancora sviluppata e purtroppo in Campania siamo al 54% dei cosiddetti sedentari, nella città di Napoli al 57%, quindi campagne di promozione che riducono i cosiddetti determinanti di salute che producono malattie croniche come il diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari e anche i tumori sono fondamentali nella gestione della sanità.